Salve ragazzi, io sono Pain Master ed è da un bel po' di tempo che ormai si fanno sentire le voci riguardanti un possibile nuovo capitolo per quanto riguarda la saga di Silent Hill. Qualcosa che mi piacerebbe molto vedere, per cui sono molto emozionato. Ed è anche una possibilità che si sta facendo via via un po' più concreta col passare del tempo, anche per il fatto che a seguito del rilascio del DLC a tema Silent Hill su Dead by Daylight, Konami ci ha dimostrato che ha comunque dell'interesse verso questa sua IP e quindi ha dell'interesse a riportarla in vita, a vederla di nuovo sfruttata per dei nuovi giochi. C'è da dire però che Silent Hill ha avuto anche il suo gran brutto periodo di calo di qualità, qualcosa che purtroppo è capitato a seguito di parecchi errori fatti da Konami nel portare avanti questa saga. E quindi la mia speranza è che evitino di ricadere negli stessi errori fatti in precedenza. Sembrava che col progetto di Silent Hills avessero messo la testa a posto e stessero andando nella giusta direzione verso un nuovo Silent Hill che potesse di nuovo rendere giustizia e onore alla saga, nonostante però dagli elementi di Silent Hill classici si distaccasse parecchio. Ma purtroppo per il fatto che questo gioco è stato poi cancellato e per il fatto che comunque da questi rumor non è trapelato nulla di certo, resta ancora viva la possibilità che sbaglino, che facciano degli errori in questo nuovo progetto. E non è assolutamente una cosa che auguro. Anzi, spero davvero, davvero tanto che facciano le scelte giuste. E in questo video ho deciso di elencarvi 5 punti che io ritengo essere molto importanti per lo sviluppo di un nuovo Silent Hill. 5 cose che a mio gusto personale non dovrebbero mancare in un nuovo progetto per questa serie. Come primo punto vorrei che lo sviluppo fosse affidato ad un team giapponese, preferibilmente a un possibile riformato Team Silent. Vorrei quindi che Konami si prendesse l'onere di sviluppare in prima persona il gioco. Preferirei che non si mettessero a dare l'IP in licenza a cani e porci per poi incrociare le dita nella speranza che producano qualcosa di decente, perché è quello che hanno fatto in passato. E purtroppo ha raramente funzionato. Quindi gradirei molto che questo progetto non venga dato a gente alle prime armi, ma che venga sviluppato da veterani dell'industria, da gente esperta, preferibilmente persone che hanno già lavorato a Silent Hill o persone che hanno già lavorato nell'ambiente dei survival horror. Come secondo punto, per quanto riguarda il gioco, vorrei un dramma psicologico senza avere la solita banale trama della setta, quella che è stata la trama principale di fin troppi Silent Hill e che ormai è andata un po' a nausearci. Vorrei qualcosa che si rifaccia un po' di più alle atmosfere di Silent Hill 2 o di Silent Hills, qualcosa di psicologico che colpisca il giocatore in prima persona, qualcosa che lo scuota, che lo sconvolga, qualcosa quindi che non sia banale, qualcosa che non sia già visto, e una trama che vada di nuovo a ripercorrere una storia basata sulla setta, sarebbe qualcosa di già visto e che non stupirebbe i fan. E in più gradirei che fosse originale anche il design dei mostri e che non cadano nei soliti stereotipi, che non piglino di nuovo tanti elementi famosi di Silent Hill e li infilino a forza nel gioco solo perché sono elementi facilmente riconoscibili e quindi buttati giù solo per sfruttare il marchio, senza però riuscire a integrarli bene nella storia, riuscire a dargli un senso, un significato per quanto riguarda la trama. Quello che voglio è che non accada un altro ennesimo sfruttamento del marchio a cazzo, fatto come si è fatto per le slot machine, o per il gioco arcade, o per Book of Memories. E per carità, Book of Memories e il gioco arcade possono anche essere divertenti. Quest'ultimo l'ho pure finito in sala giochi, non è niente male, però non ha niente che ti ricordi che è un Silent Hill se non fosse per i mostri. Non è un titolo effettivamente di qualità, anche per quanto riguarda la storia. Quindi vogliono infilarci di nuovo l'infermiera? Va benissimo, è un elemento di Silent Hill. Volete riutilizzarlo? Mi sta benissimo. Ma
datele un nuovo design, datele un nuovo senso, un nuovo scopo, un nuovo significato nascosto. Non andate a pescare la solita Bubblehead Nurse che è stata utilizzata in tutti gli ultimi Silent Hill. Andate a fare qualcosa come è successo in Silent Hill 3, dove l'infermiera c'era ma aveva un suo design totalmente diverso. E assolutamente, assolutamente, niente Pyramid Head. Se ci infilano Pyramid Head io mi incazzo come una iena. Perché sì, è bello, ma non è che solo perché è bello, perché è un design riuscito, perché è un mostro riconoscibile, allora bisogna infilarlo a forza in tutti i Silent Hill. Quindi, essenzialmente, per arrivare al succo, vuoi metterci un mega mostro finale? Creane uno nuovo. Vuoi mettere le infermiere? Creaci un nuovo design e un nuovo contesto. Ma non riciclare niente dai vecchi titoli. Voglio un nuovo Silent Hill, non uno che puzza già di vecchio. Vi concedo di rifare le stesse cose solo se il prossimo Silent Hill sarà un remake del primo. Ma anche lì, pure Shattered Memories in teoria lo era. E nonostante questo, ne è uscita una piccola gemma, con premesse simili ma totalmente diverso dall'originale. Un gioco che sta in piedi anche da solo. Ed è questo che voglio, un gioco bello che ti fa apprezzare il brand di Silent Hill. Non un gioco brutto che ne affossa la reputazione e che sta a galla solo per il titolo che porta. Come terzo punto, per quanto riguarda la colonna sonora, mi piacerebbe molto, ma davvero tanto, che le canzoni vocal siano cantate da Mary Elizabeth McGlynn e che la colonna sonora sia curata da Akira Yamaoka. Se questo non fosse possibile, che comunque non si tralasci, ma che si punti molto sulla colonna sonora, sugli effetti sonori, perché sono parte cruciale, importantissima nel survival horror. Non sono un elemento da sottovalutare, cosa che invece purtroppo ho visto fare a giochi che ritengo particolarmente riusciti in tutti gli aspetti, tranne che per quanto riguarda la colonna sonora, cosa che è avvenuta recentemente nel remake di Resident Evil 3, dove molte delle musiche erano molto sottotono rispetto a quelle del gioco originale. Il quarto punto si affaccia direttamente anche sul primo e anche sul prossimo, ed è il gameplay. Il gameplay deve riuscire a tenere alta la tensione, deve riuscire a rendere spaventosa tutta l'esperienza di gioco, a renderla indimenticabile. Voglio un gioco che non ti faccia mai sentire al sicuro, che sia, come detto, un horror psicologico con un'atmosfera tetra di tensione cupezza, un qualcosa di angosciante. Non voglio assolutamente che questo diventi un horror picciolo pieno di jumpscare o un survival horror solo nel nome che poi in realtà si trasforma in uno sparatutto in terza persona. Voglio che sia un qualcosa che si rifà alle atmosfere dei primi Silent Hill o anche alle atmosfere di Silent Hills, che nel suo piccolo, per quel che abbiamo potuto vedere dai trailer, sembrava estremamente intrigante e la sua demo, il suo playable teaser, per quanto durasse pochissimo, è riuscita a spaventare milioni di giocatori. E infine il mio quinto e ultimo punto, direi che è anche quello su cui posso più facilmente chiudere un occhio, quello che se sono presenti gli altri ma questo no, lo accetto comunque, non è quello più importante. Però mi piacerebbe tanto un gioco che ti offra rigiocabilità con una diversa esperienza la seconda volta che ci giochi, o anche la terza, quindi finali multipli e accattivanti, con magari qualche route differente, nel senso che tu magari ti ritrovi a fare delle scelte nel gioco che vanno a influire quello che può essere il destino di alcuni personaggi o anche del protagonista stesso. Oppure anche qualcosa come era PT, che funzionava egregiamente perché i vari eventi spaventosi non li vedevi tutti la prima volta che ci giocavi, se ne triggeravano a caso solo alcuni e quindi ogni volta che ci giocavi non sapevi che cosa aspettarti, e questo faceva sì che il gioco riuscisse a spaventarti anche alla seconda, alla terza volta che ci giocavi. Questo ovviamente finché non finivano gli eventi che era possibile triggerare, non li vedevi tutti e quindi a un certo punto sì che arrivavi a sapere che cosa aspettarti. Ma comunque non succedeva alla prima partita, ecco, quello che mi piacerebbe sarebbe un gioco che non ti mostri tutto quello che nasconde solo alla prima partita, ma che ti dia degli stimoli a rigiocarlo e che l'esperienza la seconda volta che ci giochi
non sia totalmente uguale alla prima. Mi piacerebbe riuscisse a essere horror anche dopo averlo finito una volta, in modo da giustificarti una seconda run. E detto questo, penso di aver concluso la mia lista. E voi cosa ne pensate? Quali punti aggiungereste o con quali punti che ho elencato vi trovate in disaccordo? Fatemelo sapere nei commenti. E per questo video penso che possa anche essere tutto. Quindi ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo!